capo. Ai sì! Capo, ghiacciato, capo, la mano del capo. Capo, 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 capo. Ai sì! Capo, 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 capo. La mano chiamando, capolavoro ghiacciato. Sono Marcello Francioso della Francioso Comunicazione. La nostra azienda è proprietaria di un circuito di totem pubblicitari in tutta la regione Calabria. 65 grandi totem che offrono la possibilità di far vedere la tua azienda, i tuoi prodotti a circa 250.000 persone ogni fine settimana. Basta un solo click. Francioso Comunicazione è il partner strategico per la tua crescita aziendale. Quest'anno è un po' complicato. È vero che hanno chiamato me perché sanno naturalmente di aver chiamato un grande maestro, un grande scacchista di fama internazionale. Però a sistemare le pedine ho un attimo un po' di difficoltà. Cavaliere, tu questa dove la mettiamo? Qua. Qui? No. No, qua. No, appunto, qua. E dove la volevo mettere io? Non è che facciamo tanti fighi adesso, eh? Qua. Siamo a Cutro, 26esima edizione degli Scacchi Viventi. Guardate che cosa accade. Devo dire che ormai è un appuntamento che gradisco, insomma ci vediamo tutti gli anni col primo cittadino di Cutro per parlare attraverso un grande cittadino cutrese, no? Gio Di Bona, di un evento che però ha segnato, credo, la storia anche di questo comune, sindaco. Ma intanto sicuramente ha segnato la storia, ma l'appuntamento è gradito. Io prima in veste di comandante della polizia locale, da 2 anni sindaco, quindi certo. Un po' questa serata l'ho vissuta, la vivo con piacere. Ormai da tempo. Altro, sì, certo. Non fosse altro perché vedo il ritorno dei miei concittadini. Credo che noi a loro abbiamo un debito morale, soprattutto per quelli che vivono fuori Cutro. Certo. Perché forse non siamo riusciti a tenerle per mancanza di lavoro e quindi loro si sono sacrificati. Hanno perso le famiglie, certo. Gli affetti, gli odori, certo. I sapori, certo. Le tradizioni. Certo. Quindi credo che Cutro nei confronti loro ha un debito morale. Sì, sì. E quindi il fatto poi di vederli qui e riempire le piazze non fa altro che riempirmi anche il cuore di gioia, perché mi fa tornare in mente la Cutro di una volta, dove era piena di persone, certo forse con più difficoltà per la mancanza di lavoro, però c'era il senso della famiglia, c'era l'aggregazione, c'era di tutto questo, e quindi vedere tanta gente mi porta alla mente alla Cutro di una volta, insomma. Quello che mi piace pensare, sindaco, che dietro la figura del puttino di Gio Di Bona giri proprio, come posso dire, la storia di Cutro, anche questa disponibilità, questa umanità
di questo borgo in provincia di Catanzaro, che puntualmente ogni anno fa rivivere attraverso una partita di scacchi un pezzo di storia che se no nel tempo si sarebbe praticamente perso. Ma sicuramente, sto venendo dalla presentazione del libro proprio di Mario Boffo che narra proprio la partita di scacchi di Cutro sotto un'altra veste romanzata e via di seguito. Certo. Però ripeto, tutto quello che parla della storia di Cutro, non abbiamo solo il Puccini, abbiamo Diego Tajani, abbiamo Grisi, vedete, e ho sempre detto che accanto alle negatività, e ce ne sono tante di questo in questa nostra comunità, però ci sono artisti, scultori, professionisti di giornalismo. C'è gente che lavora con serietà. Sicuramente, di queste persone che io sono orgoglioso e onorato di essere il sindaco, perché i fatti negativi non è che... Ma poi abbiamo dimostrato un'altra cosa, la vicenda del naufragio. Ha toccato ognuno di noi. Che momento di grande umanità. Ma sicuramente, credo che, è come se, l'ho detto migliaia di volte, è come se ognuno di noi avesse perso un fratello, certo, una sorella. Vero. E proprio per questo lo stesso Presidente della Repubblica, nel discorso di fine anno, ha voluto ricordare Cutro dicendo che la pietà l'ha trovata nella compostezza della gente di Cutro. E quindi questo vuol dire... un alto riconoscimento, perché non è che un Presidente della Repubblica nel discorso di fine anno cita le migliaia di persone, Cutro l'ha fatto. Quindi questo sta a significare che noi gente di Cutro non siamo solo 'ndrangheta. No, per carità, ci sono tanti professionisti, tante persone serie che credono nel loro lavoro, credono in quello che fanno e credono che quello che fanno possa aiutare la collettività a crescere sana. Ma è indubbio. È indubbio, ma ripeto, queste manifestazioni vanno in questa direzione, perché c'è aggregazione, c'è socialità, no? Anche perché pure divertimento, ci mancherebbe. Certo. Che dire, rispetto a queste cose bisogna non aver paura di aver coraggio. Ognuno di noi deve far sì che, secondo il proprio ruolo, secondo il proprio, porta avanti questi messaggi. Sindaco, mi piace questa cosa che ha detto, bisogna non aver paura di aver coraggio. E questo è fantastico. Chiudiamo allora questo incontro con il sindaco di Cutro con questa frase che secondo me dice tantissimo e ci godiamo la serata. Ed è arrivato puntualmente anche quest'anno l'appuntamento con gli scacchi viventi di Cutro. Certo. E secondo voi io potevo non avere accanto a me per raccontare delle quisquiglie, delle vinzellacchere, insomma, di questa simpatica, gloriosa e importantissima, ormai storica manifestazione. Siamo alla 26esima edizione. Sparano naturalmente perché ci sono i botti. Ah, pensavo fossero per noi, no? No, purtroppo no. Il maestro Maurizio Battino. Ah, Maurizio, come stai? Tutto bene, tutto perfetto. Il nostro è un appuntamento annuale, certo, voglio annuale, dirlo. Certo. Perché non ci vediamo tutti i giorni, è una certo. cosa. È insopportabile, veramente. Ti parla sempre di scacchi, mosse, contromosse, eccetera, eccetera. Poi qui, sai, l'emozione per me ogni volta è un po' più speciale. La cosa incredibile di questo uomo, di questo caro amico, è che ogni anno viene prima della serata, certo. si posiziona proprio qui, sotto la statua di Jody Bona, del certo. Puttino. E non ho capito e se tu ti sarei chiesto se rifletti, se dici delle preghiere, se ti fai una messa tutta tua. Ti cioè, sarei che cosa chiesto il perché. È certo che mi sono chiesto perfetto. Il perché. Perfetto. E allora è venuto il aspetta. Momento. Perché? Allora è venuto il momento di svelarlo. Tanti anni fa, proprio tanti anni fa,
ero con un amico in un bar, sì, con la scacchiera, stavo analizzando una partita fra due grandi giocatori. Un signore molto cordiale si avvicina incuriosito, uh-huh, e quindi ci chiede, noi gli spieghiamo che stavamo vedendo una partita fra grandi giocatori del passato. Lui ci riflette un po' e poi dice: ma io credo che voi facciate sforzi inutili, in perché? Fondo non è mai stata eretta una statua a memoria di uno scacchista. E invece? E invece, con mia grande soddisfazione, qui... Com'è rimasto lui? E lui non lo sa perché è successo tanto tempo fa. Ecco. Altrimenti mi piacerebbe farglielo notare. Ma con mia grande soddisfazione qui invece c'è la smentita. Ma proprio ufficiale? Ufficiale, c'è la statua di un grande scacchista del passato. Non solo, un obelisco, una statua incorporata, una manifestazione puntuale, sì, tutti gli anni. Esattamente. Cioè, no, non è diventato un santo, per carità, bene, perché poi alla fine era un giocatore, però per Cutro abbiamo detto che il piccolo Puttino è diventato il cittadino numero uno ai tempi. Questo signore faceva il confronto con navigatori, con grandi condottieri, e cioè invece agli scacchisti non c'è mai stato. Stavolta invece una statua ad uno scacchista. Allora io t'ho capito però che cosa vuoi dire sotto, perché ho afferrato, ho cercato di prendere al volo una sottotraccia che tu hai inserito in questa cosa. Perfetto. Quando fra mille anni non ci sarà più Maurizio, che è uno dei più grandi campioni che abbiamo in Calabria, la faccio io. Ah, perfetto. Mille anni io e Carletto ci siamo. E allora il mio desiderio è già esaudito, a posto. Te la organizziamo noi. È già esaudito. Una bella statua nel centro di Catanzaro. Di Catanzaro. Va bene, ti va? Ecco. Perfetto, anche qui accanto a Leonardo non mi dispiace. Vabbè, però accanto a Leonardo poi la gente si confonde. Questo è pure vero. E poi la concorrenza con Leonardo sarebbe... No, assolutamente. Senti, anche quest'anno siamo qui per raccontare questa fantastica serata, 26esima edizione. Quest'anno, dimmelo un po' fuori dai denti, perché siamo ancora prima di iniziare, un po' prima, qualche ora prima dell'inizio. La partita è nuova, rimodulata, rivista, sì, corretta? Sì, è nuova, in maniera tale da far vedere ogni volta qualche emozione diversa, insomma, per far vivere qualche emozione diversa. Sì, ma non lo dire così, perché tu lo dai per scontato, però è importante. Ah, no, è vero, certo, sì, è vero, sì. Sì, devi sapere che in altri luoghi dove si svolgono partite di scacchi viventi hanno l'abitudine di fare sempre la stessa. Ma a me è un po', diventa no, un po'. Avrà, che poi attenzione, avrà dei motivi. Però è anche vero che magari in alcuni posti dove magari fanno sempre la stessa, magari ci sono più persone che intendono il gioco degli scacchi. Sì. Ci sarà una motivazione, noi abbiamo scelto di cambiare ogni anno. Ma sì, una variazione una tranquilla. Ogni anno. Senti, la domanda per chiudere questo incontro, perché è importante che io sappia, no, non peraltro, visto che sono il presentatore della serata ormai da 12-13 anni, mi devo regolare un po' i conti. Giustamente. Chi vince? No, perché è importante, cioè non è che mi confondo. Certo. Vince sempre lo stesso, vince vero? Vince Leonardo, sì. Ah. Sì. No, non facciamo Leonardo. Scherzi. No, facciamo scherzi. Va bene. Perché da lassù Leonardo potrebbe prendersi. No, va bene. Allora, ci sta, ci noi sto. Noi ci teniamo alla sua benevolenza, certo. teniamo. Ci sta, ci sto. Ci stiamo. Evviva Leonardo, evviva il Puttino. Certo, a presto. Ciao Maurizio, grazie. A presto. Ciao. Signore e signori, ladies and gentlemen, eccola qua, Miss Calabria 2023. Come tradizione, a Cutro, per gli scacchi viventi, 26esima edizione, abbiamo la Miss Calabria dell'anno precedente. Quest'anno è la bellissima Carlotta Caputo.
Reggio Calabria, anni 18, cosa fai nella vita, Carlotta? Conosciamoci un po'. Allora, io ora ho finito con l'esame di maturità, quindi ho concluso... È andato benissimo, sì, vero? È andato molto bene, ho concluso quindi le superiori. Bene. E andrò a studiare a Milano, all'Università Cattolica in Economia. Wow! Beh, insomma, proseguirò gli studi. Un percorso anche particolarmente impegnativo, eh? Sì, sì, sarà un percorso impegnativo, ma sono sicura di riuscire a conciliare il tutto, anche perché vorrei trovare, magari anche più avanti, entrare in questo mondo, quindi un'agenzia di moda, qualcosa che mi aiuti a proseguire anche quello che a me è sempre piaciuto fin da piccolo. E sicuramente Milano si offre, cioè è la candidata principale ufficiale proprio per questo tipo di iniziative. Senti, ma tu come ci sei arrivata a Miss Italia, con l'iscrizione naturalmente, saluto Linda e Carmelo che insomma sono i miei figliocci, che gli voglio un bene incredibile, come ci sei arrivata? Spinta da mamma, dalle amiche, dal fidanzato, da chi? Soprattutto dai miei genitori, genitori. Mi hanno sostenuta fin da subito, mi ricordo ancora un giorno che mia madre mi ha detto ma perché non ti iscrivi a Miss Italia? Giusto. E provi soprattutto a metterti alla prova. Bene. Ed è stato proprio così, e io avevo pure paura di parlare davanti a un pubblico e Miss Italia mi ha aiutato tanto ad aprire proprio subito. Vedi che allora è davvero una buona palestra di apertura, di esperienze. Sì, mentre parliamo sta arrivando naturalmente il corteo che tra poco si dovrà preparare per l'inizio della serata. L'ultima domanda che ti voglio fare è questa. Quindi da grande dove ti vedi? È difficile, però io cerco di godermi il momento. Da grande sicuramente spero di arrivare in alto, quindi di cercare di sogno in grande. Vedremo quello che mi offrirà il mio futuro. Alla ci fine. Sarà il tempo per tutto. Sicuramente. Va bene, in bocca al lupo, cara. Grazie. Sono felice perché quest'anno finalmente sono riuscito a convincerti a regalarmi 2 minuti del tuo preziosissimo tempo. È un piacere. Salvatore Magri è come la Miss Calabria, perché ogni anno tu sei una tradizione. Tu sei quello che veste le nostre Miss che presentano insieme a me la serata. Gioco in casa e questo è veramente una grande emozione ogni anno quando ricevo la telefonata. Per comunque contribuire con la mia arte. Certo. Ed è un'emozione bellissima. Quindi grazie a te per la tua simpatia, ormai siamo in famiglia. È diventata vero. Veramente una grande famiglia. Senti Salvatore, tu sei uno che si è formato da tanto tempo, ha un bagaglio artistico, professionale non indifferente. Su che cosa ti orienti quando pensi ad un abito? Alla musica. Ecco, la musica aiuta, ascoltate tanta musica perché aiuta a riflettere per noi stessi, per la vita quotidiana e anche per l'arte, se qualcuno è un artista. Vedi? Che figo che lui, la musica lo dice a me, che ci vivo con la musica da praticamente una vita. Nel frattempo stanno arrivando i nostri personaggi che insomma già vestiti di tutto punto. Ma tu hai vestito qualcuno di loro? No. No, Mi occupo di alta moda. Tu hai alta moda. Ho avuto l'occasione di vestire anche compagnie teatrali. Ecco. Anche io faccio parte di un'associazione che si chiama Crita, noi facciamo teatro. Bene. E mi occupo di stilismo per il teatro. Certo. Che meraviglia. Allora non ti rubo più minuti. Grazie. Perché c'è Carlotta che raggiungo ti aspetta. La Miss, grazie, a dopo. Ciao. We'll be right back.
Sono Marcello Francioso della Francioso Comunicazione. La nostra azienda è proprietaria di un circuito di totem pubblicitari in tutta la regione Calabria. 65 grandi totem che offrono la possibilità di far vedere la tua azienda, i tuoi prodotti a circa 250.000 persone ogni fine settimana. Basta un solo click. Francioso Comunicazione è il partner strategico per la tua crescita aziendale. Curzo si conferma anche per il 2024 il borgo del gelato. Il gelato più buono, più genuino, per tutti. Grazie ai maestri gelatieri Francesco e Gianfranco Buccafurni. A Iacurzo c'è solo il regno del gelato. Il famoso gelato di Iacurzo. Il regno del gelato vi aspetta. Non primo, primissimo. Non amaro, amarissimo. Non bene, benissimo. Petrus, l'amarissimo che va benissimo. Petrus Bonecamp, superlativo. Avete visto qualche immagine, siamo pronti, la preparazione al grande evento perché è arrivato il giorno importantissimo. Ci sarà uno spettacolo veramente molto bello e molto bello. Come definirlo? Particolare, paesaggisticamente molto bello. Stiamo parlando del Parco Mitoio. Qui siamo nella zona delle terme di Caronte, anzi adesso state vedendo qualche immagine. E allora, I Miserabili, il musical, la mappa dei piaceri, c'è. Responsabile della scuola di musica Musichè, che ha dato tutto ai Miserabili, no? tutto, non abbiamo perché più una lira. Dino Vesce, il maestro, vocal coach, sì. Direttore. Guarda, abbiamo dato una mano a Gala, abbiamo fatto una grandissima, come dire, un grandissimo partenariato votato all'amicizia, alla collaborazione. Ovviamente abbiamo curato la parte vocale, quindi Chiara Vesce ha fatto da vocal coach su tutte le voci che avevano bisogno chiaramente di fare un lavoro davvero impegnativo. E quindi ora siamo a pochi minuti, tutti
frementi di vedere se abbiamo fatto bene. Chiara Vesciolo, diciamo, per chi non lo sapesse, è la figlia e quindi è cresciuta in famiglia con questa grande capacità di amare la musica. Certo, no? certo. Ora si trova anche lei ad affrontare questa esperienza, che è un messaggio che vuole essere, perché questo Miserabili è fatto di tanti talenti che veramente, e questo può essere davvero un trampolino di lancio anche per loro, per tanti artisti giovani lametine. Allora, noi continuiamo queste interviste prima dello spettacolo, poi ci vedremo parte dello spettacolo e poi interviste alla fine per vedere com'è andata. Grazie Dino, buon lavoro. Ciao, ciao, grazie. Apertura cancelli fra 10 minuti. Allora, amici della Mappa dei Piaceri, noi abbiamo Roberto Panzarella che è presidente Gala, lo abbiamo già intervistato qualche giorno fa, adesso siamo arrivati al momento centrale, no? Siamo, ci siamo. Siete pronti? Speriamo, ci sentiamo pronti, anzi siamo nati pronti. Ma c'è un momento di tensione o no? Siamo, credimi che penso che si legga abbastanza, sì, la tensione è tanta, se ne sono accorti anche loro durante le prove di oggi pomeriggio che mi hanno visto particolarmente arrabbiato, però penso che ci sia l'adrenalina giusta. Allora, facciamo qualche numero, per esempio, quanti attori ci saranno? Tra comparse e protagoniste siamo arrivati a 100 persone ormai. 100 persone addirittura? 100 persone, poi se ci metti lo staff che è dietro le quinte arriviamo a 130-140 persone. C'è quanti, un bel numero. Quanti giorni di prova? Da febbraio, quindi avremo provato, penso abbiamo superato sicuramente le 100 prove. Senti, quante spettatori può ospitare il Parco Mitoio? Il parco può ospitare fino a 1500 persone sulle gradinate. Vi chiedo scusa perché stiamo facendo i check, sì, sì. E 500 persone sedute qui con le sedie, quindi arriva a 2000 posti. La prevendita so che è andata bene, ma lo vedremo stasera. Grazie anche alla Mappa dei Piaceri che ci ha fatto un'ottima pubblicità. Siete voi che state lavorando benissimo, lo stanno facendo anche sui social. Siamo riusciti a riaprirlo con un po' di difficoltà negli anni, adesso finalmente c'è l'agibilità completa. Ma finalmente questa struttura che diciamo nasce probabilmente un quarto di secolo fa, più o meno anche di più, oggi è finalmente una struttura pienamente agibile, oggi è una struttura che si utilizza con i crismi e la regolarità, oggi a nostro parere è l'inaugurazione di questa struttura. Ci è voluto, ma il risultato che si è raggiunto è un risultato splendido, è un risultato storico, è un risultato di stabilità, perché questo collaudo che è stato fatto, la ristrutturazione un po' di tutte le aree spogliatoie, la messa a punto di ogni aspetto di questo teatro, oggi è una pietra miliare definitiva per la nostra città, quindi la serata è una serata storica. Allora, l'impatto è veramente molto bello, guardate, c'è tantissima gente, tutto pieno, qualche minuto e si inizia. Sport, spettacolo e turismo. Ci sta tutto, no? A parte lo sport, che anche per farsi una bella camminata qui nel parco ci sta bene. Luisa Vaccaro, assessore dell'amministrazione comunale di Lamezia, finalmente si può usufruire di questo parco, di questo teatro. Eh sì, hai detto bene, il nuovo giorno di questo teatro, il primo giorno, il teatro di Parco Mitoio. Mi piace sottolinearlo, Paolo, perché è giusto contestualizzare la parte artistica di questo grande polmone verde di Lamezia Terme. Finalmente lo consegniamo alla città nella sua bellezza affinché possa diventare cornice di spettacolo a 360 gradi, di momenti di socialità, di condivisione e di cultura, quella di cui abbiamo bisogno, quella di cui ha bisogno la nostra città. Quindi da oggi, a brevissimo, ci sarà l'inaugurazione ufficiale e avremo questo inizio del teatro di Parco Mitoio. Ah, farete proprio un'inaugurazione ufficiale? Sì, sì, una cosa simbolica, però dal buio avrà luce questo nostro teatro. Bello. Nostro, vostro. Bello, bello. L'assessore conosce molto bene gli attori. Momento di tensione, c'eri prima, che cosa hai notato? Qual è l'humus? Qual era? Vi è molta tensione, però questa fa parte proprio di Gala, no? Di questi giovani artisti lametini, però posso dirti una cosa, tornando a casa ho detto a me stessa però che bel gruppo di amici, e questa è la differenza tra una compagnia teatrale e Gala, quello di essere un gruppo anche un po' diversi, tutte le età, che però hanno la condivisione, la passione per il teatro, ma soprattutto il voler stare bene insieme.
insieme, quindi prima c'erano anche le armi, però per fortuna armi storiche, quindi la tensione c'era, però è quella che fa bene, è quella che ti fa salire su un palco e ti fa dire buona la prima. Senta, io so che lei ci ha tenuto in modo particolare a far sì che finalmente si potesse riaprire questo parco mitoio. E questo è il risultato di un impegno, di una promessa fatta l'anno scorso quando abbiamo cercato di utilizzare l'abbazia per eventi di spettacolo, però l'abbazia benedettina ha i suoi limiti, ha la sua delicatezza del posto. Questo invece era un luogo destinato proprio per questi eventi, nato proprio per questi eventi, per gli eventi più grandi che potevano essere tenuti nel territorio di Lamezia. Questa, diciamo, è una nuova riapertura, speriamo in stagioni che si avvicenderanno anno dopo anno. Problemi tecnici affrontati, problemi tecnici arrivati fino all'agibilità. L'agibilità di fatto è la parola fine al problema della fruibilità di questo luogo. Restano i 250 ettari del parco, nel senso che questo è un piccolo tassello all'interno di un parco grandissimo, però prendiamoci per adesso il risultato dell'area degli spettacoli, poi quello dell'area naturalistica è solamente rimandata. Che non vi interessa, mia figlia è malata ed ha solo me. Per quante di voi la cosa è la stessa, per me crescere un figlio altro modo non c'è. Basta, smettetela. C'è il signor Matler. Perché si picchia? Separatele subito. Signore, per favore, questa è una fabbrica, non un circo. La riapertura di questo spazio è una cosa bellissima per Lamezia, per la comunità. Assolutamente sì, in un luogo suggestivo, bellissimo, dopo decenni riapre questa struttura che è a servizio non solo di Lamezia ma di tutta la Calabria, quindi veramente un motivo di gioia, ma è un motivo anche bello per vedere turisti, per vedere persone che vengono e scoprono i nostri luoghi che sono, come ho detto, stupendi. Se mi lasci andare, avrei ancora a che fare con Javert. Cosa aspettate? Non avete il coraggio di sparare? Gavroche!
sfuggì alla legge e resto solo. Come dirlo a cos'è senza ferirla? Maius, la mia cattura per cos'è? Per sempre macchierà il mio nome. È giunta l'ora di andar via. Oggi stesso partirò. Sorrido. È la cosa più bella della mia vita. E questo è grazie a te. Un giorno alla rivoluzione la seguirò ovunque va. Riprenderci la vita. Ringraziamo la meravigliosa comparison of dance di Ilaria Rametta. I rievocatori della fucilazione di Gioacchino Murat, ringraziamo l'associazione Murat di Pizzo. Meraviglioso cast dei Miserabili. Bellissimo, una bellissima presentazione. Complimenti all'associazione Gala. Bellissima, veramente. Molto emozionante, veramente bella. Sì, bellissimo, sono stati bravissimi. Perché avete scelto di venire oggi? C'era un motivo? Perché abbiamo già visto uno spettacolo precedente ed è stato magnifico. E adesso, oggi, si sono superati. La location spettacolare, tutto veramente bellissimo, loro bravissimi. Le è piaciuto? Molto, molto. Molto bravi, molto bravi, veramente. Sono stati veramente bravi, emozionanti. Era una cosa nuova, visto che noi, almeno io arrivo da Milano e dunque mi è stata coinvolta una nostra amica di Lamezia. Molto. Mi è piaciuto molto. Sì. Grazie. Grazie. Sì, mi è piaciuto anche perché c'è tutta un'organizzazione dietro che è bellissima, per cui ci vuole tanto lavoro, tanta fatica e quindi già questo premia lo spettacolo di per sé. Bella, la rappresentazione è stata bellissima, come diceva lui i tempi morti sono stati un po' lunghi. Sì. Un ambiente da favola, sinceramente bello, diciamo che siamo quasi al 9, dai. Benissimo, ci siamo divertiti, una storia molto bella che insegna tanto anche oggi. Sì, sì, sono d'accordo, bellissimo, tutti molto bravi, è stata una cosa emozionante, bella. E la location, il posto? La location è un fiore all'occhiello di Lamezia. Sì, è vero, è stato proprio quel quid in più che ci ha fatto emozionare. Com'è andata? Com'è andata? Bellissimo, bellissimo, un messaggio chiaro, fedele a, secondo me, all'idea di Vittor Hugo. I ragazzi semplicemente straordinari, questa è la riprova a livello artistico che la bellezza non necessariamente dipende da una competenza esasperata,
ma da quanto cuore ci mettiamo dentro. E poi anche il messaggio è fortissimo. Per tutto il tempo mi ponevo una domanda, ma oggi i miserabili chi sono davvero? Sicuramente sono quelli che credono che ciò che fa grande un uomo magari può essere la ricchezza. I grandi sono quelli che hanno poco, ma che sanno metterlo a servizio degli altri. Grazie. Anzi, direi, siccome ci sono 98 comparse e lo spettacolo insomma è stato all'altezza, io lo riproporrei non solo per domani sera, ma almeno una volta a settimana, per avvicinare anche le persone dell'Interland, perché adesso se noi faremo pubblicità lo sapranno nei paesi vicini e ci sarà la possibilità di ripetere lo spettacolo, che è stato davvero bello. Anche lei? Bello, sì sì, condivido quanto ha detto la mia amica. Sì. La cosa bella è che hanno messo in luce in questo periodo lo spirito rivoluzionario dei francesi, quello che noi non abbiamo più, perché non è che Victor Hugo è passato nella storia della letteratura così per caso, e c'è la storia intima, diciamo, di Cosette, della mamma, la storia d'amore che però viene assorbita da una storia più grande che è la storia del popolo francese rivoluzionario. La conquista dei diritti, quelli che abbiamo perso. Dobbiamo ritornare alla rivoluzione francese. Buonasera, arrivederla. Benissimo, benissimo, siamo contenti. Tutto contenti? Stanchi ma contenti. È stata una grande emozione vedere tutte queste persone e comunque sentire l'emozione e il calore del nostro pubblico, contentissime di essere su questo palco, io e tutte le ragazze della Comparison of Dance Company, grazie mille. Com'è andata? È andata benissimo, allora la prima c'è sempre un po' di ansia per gli, qualche errore, però questa sera devo dire fantastici tutti quanti, un cast meraviglioso, persone fantastiche, un regista mitico che ha trasformato un'opera dal nulla. Prima l'ho abbracciato e ha detto è un sogno che è diventato realtà, quindi più bello di questo non ci può essere. È andata benissimo, siamo super contenti, non ti nego che stavo morendo letteralmente dall'ansia prima di salire sul palco, ma ora sto bene, sono più rilassata, siamo tutti contentissimi, non potevo uscire meglio di così, quindi è andata alla grande, speriamo di ripetere altrettanto domani. Ma direi bene, l'ansia era tanta veramente, però adesso si è più sciolti, quindi merito naturalmente di tutto lo staff, merito del grande Roberto Panzarella, quindi grazie, grazie veramente. Benissimo, benissimo, veramente un'esperienza e un'emozione grande, grande. Vi siete anche divertiti? Sicuramente sì, una prima serata eccezionale. È un'emozione grandissima come sempre. Finalmente è andata la prima, spero che il pubblico si sia divertito, che gli sia piaciuto il nostro spettacolo. Poi una cosa importante è che non c'era playback, no? No, no, siamo rigorosamente tutti quanti dal vivo, come potete vedere abbiamo i microfoni, anche la minima parte è tutta fatta dal vivo. Io spero bene, sembra che alla gente sia piaciuto e quindi sono contento della serata. Diamo un voto. Renato. Veramente io darei la lode proprio perché è stato costruito questo spettacolo giorno per giorno. C'è dietro una grande mano che si chiama Roberto Panzarella, indubbiamente, ma c'è anche un entusiasmo che ho visto, io che ho fatto da una piccolissima parte perché volevo entrare in questa associazione e vedere dall'interno come nasce Gala. E com'è stato? Ed è stato un piacere immenso proprio perché ho visto nascere, ripeto, giorno per giorno, ecco, due attori che hanno costruito un personaggio, due bambini che hanno dato grandi sensazioni di emozione e anche di spontaneità. Non c'è uno che effettivamente abbia fatto qualcosa che è andato fuori le righe, è stato tutto
un insieme meraviglioso. Grazie. Oh, elogi dappertutto, da parte di chi è venuto, da parte di chi è stato fuori, da parte dei tecnici. Insomma, siete stati bravissimi. Sì, noi abbiamo fatto, diciamo, di tutto, abbiamo messo il cuore, l'impegno, quindi siamo contenti che sia piaciuto. Allora, non ci aspettavamo sicuramente di vedere, diciamo, la gradinata piena. È una potenza, cioè la forza che ti dà il pubblico è vedere le gradinate piene del teatro, ci dà forza. La critica è sempre ben accetta, purché sia ovviamente costruttiva, la critica è sempre ben accetta, perché è dalla critica che poi si costruisce un grande spettacolo, come spero sia stato quello di stasera. Senti, una cosa importante da precisare è che voi cantavate dal vivo, non in playback. Assolutamente sì. Ormai da anni abbiamo abbracciato, diciamo, la tecnica del cantare dal vivo, ci dilettiamo nel canto e speriamo di essere, insomma, riusciti a trasmettere quello che era lo spettacolo con le nostre voci. Ecco, speriamo che sia piaciuto e vi aspettiamo ovviamente poi domani sera, perché ci sarà poi la numero 2. Insomma, siete stati veramente bravi. Grazie mille, spero che il pubblico si sia divertito. Una critica positiva, abbiamo fatto un po' di interviste e hanno apprezzato. Meno male. Li ringraziamo, perché erano veramente tanti e non è scontato oggi che ci sia questo pubblico qui. Quindi li ringraziamo di tutto cuore, domani replichiamo, ne aspettiamo altrettanti. Quanto hai provato prima di riuscire a recitare? Hai provato molte volte? Sì, tante volte. Ed è stato difficile o facile? Un po'. 50 e 50? Sì. Domani si replica? Sì. Ci sarai? Certo. Guarda, sono emozionatissimo e sono contentissimo della performance, perché hanno dato il massimo e non hanno sbagliato quasi nulla, quindi io non posso che essere soddisfatto. Grazie, approfitto della tua telecamera per ringraziarli tutti e per dire che mi hanno ripagato. Uno dei primi ringraziamenti che ha fatto è al regista. Esatto, io prima mi ha intervistato e quindi ho detto: tutto questo non poteva assolutamente esistere senza di te, quindi noi siamo eternamente grati e onorati di averti come regista, come condottiero, come capitano, quindi grazie per queste emozioni che ci fai vivere, grazie. Grazie a voi per il livello altissimo che mantenete. Beh, è altissimo, diciamo, sull'altezza, statura sì. No, grazie davvero, grazie anche a queste mille, due, non so quante erano stasera, oltre persone che hanno sopportato l'ora e anche un po' il freddo che c'è stato un po' dopo. Sono rimaste incollate quasi fino all'ultimo, quindi... Grazie alle personalità che sono venute, grazie veramente a tutti e grazie ancora alla Mappa dei Piaceri che ci ha fatto una grande pubblicità. Capo lavoro ghiacciato.
Sono Marcello Francioso della Francioso Comunicazione. La nostra azienda è proprietaria di un circuito di totem pubblicitari in tutta la regione Calabria. 65 grandi totem che offrono la possibilità di far vedere la tua azienda, i tuoi prodotti a circa 250.000 persone ogni fine settimana. Basta un solo click. Francioso Comunicazione è il partner strategico per la tua crescita aziendale. Elisir San Marzano Borsci torna a sorprenderti. Dopo il successo della Festa dei Popoli, come Mappa dei Piaceri, noi siamo ritornati al Campo da San Giovanni a Mantea. Siamo qui per l'11ª edizione del Festival della Cipolla Rossa di Calabria. Buona visione, buon divertimento, ci sono tante cose carine da vedere e qui hanno gustato invece tante cose buone. Mappa dei Piaceri, Festival della Cipolla Rossa di Calabria. Ma perché? Lei sorride, ma perché il menù ogni anno è lo stesso? No! Con la fantasia lo cambiamo, sempre variato. Come avevo con la cipolla, gira, e questo no, si può cucinare in tanti modi. Vabbè, non sono piatti da grandi chef, i grandi chef la elaborano in maniera. Noi siamo, come si dice? Del popolo. Campagnoli, popolane, cuciniamo in maniera popolana. Ecco. Molto bene, molto buono. È molto buono? Dice che è molto buono. Sì, sì. Come si chiama lei? Io mi chiamo Rita. Allora partiamo da qui, poi andiamo a vedere anche qui anelli di cipolla. Anelli di cipolla, un grande classico, non lo puoi togliere. Quindi sarebbe interessante conoscere i numeri, quanti anelli di cipolla ha fatto tutta la sera? In tutti questi anni forse miliardi, boh. Miliardi di anelli di cipolla. Oggi? Come? Oggi? Un paio di quintali. Sì. Lei che sta facendo? Io sto facendo le frittelle di cipolla. Quindi anelli di cipolla e frittelle di cipolla. Non si scappa. Non si scappa. È la sagra della cipolla. Come? È la sagra della cipolla. Davvero? No. Ma siamo sicuri? Ho sbagliato sagra. Non so che sta andando adesso. Della salsiccia mi avevano detto. Forse ha sbagliato.
No, che non sbaglio, questa è la più conosciuta, di qualità. E speriamo, come ci mettiamo tutto il cuore e l'anima e tutto, poi il resto. Ma perché vorrebbe la Coca-Cola? Almeno una Coca ci vuole. Vino con la cipolla ci sta. Per le bimbe la Coca. Ma ha ragione, ha ragione. Ora, guarda, se ne frega se bevono bello vino, va. Da dove viene? Io dall'Olanda, Paese Bassi. Ed è originario di? Qui, Campo da San Giovanni. Ma viene ogni anno? Ogni anno, ogni anno. Ogni anno alla sagra. Bravo, bravo. Ecco, il signore l'abbiamo già visto, ha scelto bene. Si può prendere l'anguria. Questo è vino? Sì, sì, vino locale. Ho bevuto pure la boccia, Tutta quanta? Ce la fa? Ci proviamo. Prima mia figlia non ha preso ancora. Prego, prego, prendete. Poi ci spostiamo qui, ecco che portiamo. Stiamo fresco fresco, caldo caldo. Caldo caldo. Fresco fresco, no? Caldo caldo. Come si chiama lei? Francesca. Francesca, come sta andando? Bene, 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 bene. Stiamo andando per ora belli lisci senza intoppi. Però non lo diciamo. Che intoppi ci potrebbero essere? Beh, di solito la pasta crea sempre dei rallentamenti, invece. Ma lei di dov'è? Roma. Si sentiva. Alle origini, le origini di Campo da Associata San Giovanni. Associata Pro Loco Campo da San Giovanni. Grazie, buon lavoro, buon lavoro. Scusate, prego, prego, prendete posto. Lei si chiama? Giacomo. Da quanti anni è la Pro Loco? 5 anni. 5 anni? Beh, sono tanti, no? Sì, sono tanti. Lei? Da quanti anni qui? Sto scherzando. Avevo qua a Calabria. Ah, però è il secondo anno che viene in Calabria. E mi piace. Da dove? E di dov'è lei? Abito in Belgio. È franco russo, è la famiglia mia. Ah, qui di Campora? Qui. Bravo, bravo. Quindi è la mia cugina, franco russo, il suo fratello e il mio zio. E la sua moglie di mio... franco russo. Sì, facciamo tutta la razza, no? Russo. E il mio zio Domenico, la sua moglie e sorella con la mia mamma. Cosa fa lei in Belgio? Io sono che lavoro. Ah, e che faceva? Lavorava a Chertal. Lavorava? Chertal. Dove fa l'acciaio. Ah, l'acciaio. Lei invece viene dall'Italia. Sì, Rogliano. Siamo più vicini. Giochiamo proprio in gas. Che fa nella vita? Che fa nella vita? Oltre a mangiare cipolle. Il meccanico, il meccanico. Salve, lei? Io da San Mango d'Aquino. Qui vicino, qui vicino. Ok. E lei nella vita fa? Lavoro da ungaro. Questo è il termosso fa pellet. Lo conosciamo benissimo. Quindi la cipolla le piace? Sì, sì. Sì, è uno degli... il mio piatto preferito. Bravo, bravo, continui così. C'è lui che lo fa ogni anno ed è bravissimo, no? A voi, buonasera. Buonasera ogni anno e certamente non possiamo mancare, guarda. Stasera abbiamo, sì. Stasera cosa abbiamo? Abbiamo le salsicce con cipolla caramellata, guarda. Cipolla caramellata che... Eh no, sì, ecco signora, prego, ecco, se no la signora qua... È ricercatissima. La cipolla, lei la fa a casa la cipolla caramellata? Sì, me la porto sempre, dalla Calabria, che abito a Verona. Sempre, me la porto sempre, buonissima. Brava, 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 complimenti. Lei? Da dove? Da Verona pure? È mio marito. Io mangio quello che fa lei. Mangia la cipolla. È buonissima, guarda. Complimenti, veramente. Il prodotto tipico è veramente una bomba. Complimenti. Bravi. A tutta l'organizzazione. Quindi sta andando, si sta divertendo. Adesso mangia. Questa è cipolla caramellata, la conosce? No. Non l'ha mai mangiata? No. Vabbè, ecco, questa, la sagra serve anche a questo, no? Per la cipolla caramellata. Da dove viene lei, scusi? Sì, Francia. Dici qui a parenti? Sì, c'è il mio papà a 97 anni che è in tavolo in fondo. 97 anni, bene, bene, bene. In fondo lì. Vabbè. Divertimento. Hai detto salsiccia? Salsiccia, sì, salsiccia. Quanti anni sei la Pro Loco? Sono quindi 10 anni, 12 anni. Quindi ti sei fatto tutte le sagre, eh? Sì, tutte le sagre, è normale, sì. Ma tutte le salsicce ti sei fatto? Tutte salsicce, ma non ce la faccio. Ogni anno non ce la faccio più. Vabbè, no, perché le sagre sono. Le sagre sono 13, tu ci sei da 15, quindi hai visto una sciara. Mangiavo le salsicce pure prima. Prima, bravo, sono buone. Questa è la parte più difficile della pasta, no? La pasta con le cipolle. Questa. Poi abbiamo anelli di cipolla. Anelli di cipolla? Sì. E qui abbiamo il signore, che si chiama?
Egidio. Dove viene Egidio? Qua la Campora San Giovanni. Quindi è in casa? Sì, sì, in casa. Sì, sì. Cioè, già l'ha detto una collaboratrice della Proloco, ma effettivamente la pasta è la parte più difficile, perché poi bisogna pensare bene a... al dente com'è? Sì, sì, è un po' al dente. È un po' al dente. Deve essere al dente per forza. È al dente. No, è al dente. Credo di sì. Credo di sì. Okay. Assaggiamo, dai. Ora assaggiate e poi giudicate. Poi dopo. Va bene, va bene, va bene. Il piatto come si chiama? Cos'è? Pennette. Le penne con la cipolla. Pennette con la cipolla. Alla cipolla. Qui è tutto con la cipolla. Fa base di cipolla. Le interessava? Un attimino. La cipolla rossa. Aspetti, aspetti. Come? Pennette alla cipolla rossa. La cipolla rossa, credo, sì, certo, certo, si vede. Poi lì anelli di cipolla, e poi cipolla caramellata. Ma non ce l'ha il vassoio lei? No, ancora no, adesso lo vado a prendere, insomma. Prima guarda. Uno sguardo, perché... Se le piace la cipolla va liscio. Se le piace la cipolla. Specialmente la cipolla rossa, questa cipolla qui. E di dov'è lei? Io sono di Cosenza. C'è mai venuto qui alla Sagra? No, è la prima volta. Così poi ci darà un giudizio, no? Benissimo, ok. Adesso può fare il biglietto. Il biglietto, grazie. Sei convinto? Sì, sì, senz'altro. Arrivederla, grazie. Era già convinto perché è venuto. Da dove? Da Campora. Giocate in casa. Qua siamo a Roma. A Roma? Sì, sì. Uno dei momenti particolari è proprio... Buonasera a lei. Lei come si chiama? Carmelo, lei ha detto alla pasta adesso? Sì, stiamo facendo la pasta con le cipolle rosse di Tropea. Quanta cipolla ha messo? Ci vuole per fare? Beh, tantissimo. Sì, per quando va bene ci vuole parecchia cipolla. E poi si... Abbiamo iniziato, diciamo, abbiamo iniziato da un'oretta, no? Quanti chili di pasta ha già messo? Abbiamo messo 7, 14, 21 chili. 21 chili. Quanti se ne prevedono? Ma una cinquantina, 60 kg. Quanto? 50-60 kg. Domenica. Domenica. Brava Domenica. E lì chi c'è invece? Ci ha mandato qui. Sì, sei? Angela. Sì. La figlia del presidente, per questo mi ha mandato qui. Ai miei rispetti. Comandi. Vabbè, questa è la parte più semplice perché è l'antipasto. Cosa mette? Non andare svelti perché la gente vuole mangiare. Ci sta dicendo andatevene che deve... No. Magari. No, solo cosa metti nel piatto? Allora, abbiamo salame, sì. Poi c'è formaggio qui della zona, sì. Poi abbiamo le cipolline in agrodolce e con il tonno e un crostino di pane. Lunedì 19 agosto, la cucina contadina, le ricette dimenticate. E martedì 20 agosto, Sagra del Tonno. C'è anche il concerto, chiaramente, e noi siamo dietro il palco, c'è Mauro che dovrebbe cantare dopo, se lo liberano dall'intervista, perché è già un'oretta. Killy, sto salendo. Ciao, lei è la corista? No, ballerina. Ah, ballerina, ma lei si chiama? Vittoria. No, lei è? Io sono l'amico di Mauro. L'amico di Mauro, lei è? La corista e la fidanzata di Mauro. Ah, ecco, allora chiediamo a lei la raccomandazione per l'intervista. Ce la rilascerà l'intervista, sì. Vediamo. Signori, dobbiamo aspettare un attimo. Se, diciamo, ti voglio chiedere, da quante ore stanno intervistando? Non lo so, sono appena arrivata. Quante ore? Saranno circa 5 minuti, dai. Sì. Lei è? No, perché io l'ho visto suonare. Io sono il chitarrista di Mauro. Si chiama? Francesco Buonanno. Francesco. Di dove sei, Francesco? Diamanteo. Perché pure Mauro è Diamanteo. Sì. Quindi tutta la band è Diamanteo. Quasi tutti. E lui è il ragazzo sul tastierista? Sì, io sono di Campora, quindi questa sera... Proprio di Campora? Ho la possibilità di suonare in casa. E bello! Grande emozione. C'è anche il ragazzo che è di Belmonte invece. Che è lui? Che cosa suona lui?
Io sono il produttore e fisarmonicista di Mauro. Quindi sei quello che conta, il produttore. Allora lui devo chiedere, adesso faccio l'intervista a Mauro, se i colleghi lo liberano adesso. Ma avete mai suonato qui da voi? No, a Campro? A Campro no, è la prima volta che suono. Bello, dai. Però dai, ad Amandoa abbiamo suonato alla festa patronale di Sant'Antonio. Quindi diciamo. E da quanti anni c'è questa band? Da quest'anno. Mauro, insomma. Il primo anno, è il nostro primo anno. Questo è il primo tour che fa Mauro. Bellissimo, bellissimo. Oh, te lascio quello giù. Sì, grazie. Mauro, ho detto belli, ma mi riferivo solo a lei, chiaramente. Sì, ma che carino che sei, grazie. Bene, bene, quel che è giusto. È giusto. La telecamera. Certo, registriamo, stai mettendo di spalle a Mauro. Volevi dire qualcosa? No. Grazie. Grazie. Ti chiami? Francesca. Francesca. Senti, io faccio un programma, La Mappa dei Piaceri. Dovrei sostituire la parte femminile. Luigi Grandinetti, la parte maschile. Se ti serve una parte femminile. Ne parliamo. Ciao Marco, ciao. Senti, ma perdonami. Ciao, ti ho messo. Buonasera. Perdonami, scherzavo. Senti, no, intanto c'è un dato importante. Che voi suonate qui a Campora, tu mi pare hai già suonato e cantato davanti a te, eh? Sì, sì, abbiamo. Però Campora è la prima volta. Campora è la prima volta ed è un grande onore, ringrazio la Proloco che mi hanno voluto qui questa sera. Perché Antonio Isabelli, presidente della Proloco, mi parlava molto bene di te, mi dice che stai andando alla grande, è un momento bello per te, no? Da sì. Quanti anni canti? Sono 7 anni che canto, sono 7 anni ma è una passione che coltivo da quando sono piccolo e già mio nonno suonava musica popolare, lui costruiva le zampogne, suonava la zampogna, suonava anche l'organetto, forse è una cosa che ho ereditato da lui e sto cercando di portare avanti la tradizione. Bello, perché questo è il tuo genere, no? Sì. È la musica popolare che io rivisito in maniera un pochettino più moderna, però è musica popolare. Ma solo con gli arrangiamenti della musica o anche con le parole e i testi? No, diciamo che rivisito un pochettino sia i testi che l'arrangiamento e la musica. Quello che mi sento di trasmettere, trasmetto, non mi sento legato a nessuna cultura di pensiero. È solo roba tua e della tua passione e della tua cultura musicale, no? Sì. Ma in Calabria hai già suonato, stai suonando quest'estate? Abbiamo fatto un tour quest'estate, abbiamo fatto tante date, ci sono molte persone che mi vogliono bene, vengono ai miei concerti e per me è un grande onore, un grande piacere. Non mi aspettavo tutto questo, è successo tutto così in fretta e mi sono trovato in questa bellissima cosa che è un'esperienza che voglio vivere a mille, comunque vanno le cose. Bravissimo, fai così. Bene, ti sentiremo. Grazie mille. Ciao, grazie. Grazie mille. Grazie. Pronti? Buonasera, buonasera. Complimenti, facciamo i complimenti ai cuochi del vassoio qua, eh? In particolare la signora Filomena, che è colei che comanda tutto un po'. Perché ha gustato tutto? Tutto, sì. Tutto ok. Voi la cipolla la cucinate a casa? Certo. Di dove siete voi? Di Nocera. Provi a cantare, va. Bravo, veramente bravo. Dolce fiore mio, so che tremi, ma dove sei? C'è un pensiero che scoppia in me. Fa l'amor con te. Bravo, 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 bravo. Chi è? Chi? Nazaro, Gianni Nazaro. Bravissimo. No, non direi. Lei venga alla sagra, al festival l'anno prossimo che io la riprendo per un'altra canzone. Se ci saremo. Certo. Speriamo di sì. Se ci saremo tutti. Evviva, se ci saremo tutti. Ho avuto un infarto 2 mesi fa, ecco perché mi sto riguardando un po' 2 mesi fa. Va bene a divertirsi, che la vita è bella. Bravo, comunque, bravo. È stato un piacere conoscere. Piacere è stato il mio. L'ho visto parecchie volte in parecchie manifestazioni, festival. Ed è un piacere. Grazie. Il segreto però, voglio sapere, il segreto del suo ringiovanimento. Per il fatto di essere giovane, va? Di tenersi un pochettino. Ma io sono stato confezionato così, sono proprio così. Né ero piccolo né diventerò grande, è proprio così. Mi hanno comprato così. Il segreto della confezione. Sotto i cavoli sono nato così.
Grazie. Grazie. Antonio Isabella, presidente della Proloco, e lo sarà chissà per quanti anni a questo punto, visto che anche con l'undicesima edizione è andato benissimo. È andata benissimo, ma comunque siamo all'inizio ancora, cioè che ore sono? Le 10? 10:30 quasi. 10:30. Ma è iniziata alle 8, io ero già qua alle 8. Sì, alle 8, nonostante ritorniamo a dei discorsi paurosi. Ritroviamo dei discorsi paurosi del tipo il gruppo arriva alle 8 la sera del festival della cipolla rossa, quando deve provare la band di Mauro, deve provare gli strumenti, arriva il gruppo alle 8. Ti riferisci al gruppo elettrogeno? Il gruppo elettrogeno, e noi siamo in balia alle onde, perché noi stiamo lavorando stamattina, la manifestazione si conosce da 14 anni, il festival della cipolla rossa, si sa che c'è questa manifestazione, cioè nonostante il fatto che la collaborazione... Niente, perché noi qui in regione dobbiamo, in Calabria ci deve essere sempre qualcuno che la professionalità, non peccato, vabbè. Però noi nonostante tutto, basta guardarsi un po' in giro e se ti fai i quattro passi sul corso ti rendi conto il corso di Campora è pieno, cioè non è soltanto quello che vediamo qui in piazza la manifestazione, ma io mi sono fatto due passi sul corso per... Abbiamo fatto anche le riprese sul corso, vuol dire che attirate gente... Pieno, perché il Festival della Cipolla Rossa è realmente una sagra di qualità, cioè coinvolge anche le attività del territorio e lavorano anche le attività del territorio, perché io ho visto pizzerie, bar, ho visto altre situazioni dove c'era la fila davanti alla porta, cioè non è soltanto qui, perché non tutte quelle persone che vengono qui a Campora mangiano la cipolla, vengono per la manifestazione, per il contesto, ma poi vanno a ognuno si divide dove vuole andare, insomma. Quindi c'è il panino con la porchetta, c'è il panino con la salsiccia. E proprio di questo aspetto ti volevo parlare, Antonio. Cioè noi qui ridiamo, scherziamo, facciamo vedere il bel cibo, la cipolla e via dicendo, ma poi collaborazione per fare un festival come questo, una sagra come questa, la collaborazione economica da parte della comunità c'è? Allora guarda, volevo intervistarmi la Rai, mi ha detto però devi coprirti il simbolo perché altrimenti noi non vi mandiamo in onda. Sì, come se nelle trasmissioni Rai non andasse. Quindi noi, se inquadri bene qua, operatore Marco, no? Marco. Se inquadri bene qua abbiamo uno sponsor come Cristo comanda e abbiamo poi degli sponsor, ma... ci sono anche tante persone che fanno finta di lavarsene le mani e quindi, ma tanti, Paolo, tanti. Magari vi dicono di sì e poi ciao. No, dicono tanto, noi ci siamo lo stesso qua, quindi non è un problema, hai capito? Ci potete escludere. No, non li possiamo escludere, quindi... La fila in tutti i negozi. Va bene, allora complimenti a tutti i ragazzi della Proloco. Adesso c'è anche la scelta di Mauro, che è un camporese. È un ragazzo di Amantea, originario di Nocera, quindi un mio compaesano. È un ragazzo che questa sera sta per partire adesso, ma farà ballare tutta la piazza. Complimenti per questa 11ª edizione, Antonio. Grazie, ma già stiamo pensando a quella dell'anno prossimo. E noi ci saremo. No, noi ci saremo. Speriamo di esserci. Ci saremo, vabbè. Chiaro che stiamo parlando del Festival della Cipolla Rossa, Campora di Amantea, Campora San Giovanni, però nel contesto del festival, nel contesto della sagra, non chiamiamola sagra, chiamiamola festival, poi c'è tutto un contorno, no, con degli stand, per esempio Maurizio viene da Pizzo. Vengo da Pizzo con un'altra eccellenza della Calabria, che è il tartufo gelato di Pizzo. Ancora regge il tartufo, Regge alla grande, senza dubbio è il fiore all'occhiello, diciamo, della pasticceria calabrese. Quindi Pizzo è conosciuta moltissimo per questo prodotto di eccellenza e diciamo che i bar di Pizzo lo fanno in modo eccezionale.
Maurizio, che tartufo avete portato? Tartufo Corallini di un'azienda pizzitana doc artigianale che ci sponsorizza questo tour che facciamo nella Calabria. E poi voglio ricordare e invitare tutti i calabresi e non, il 18 agosto a Pizzo faremo la sagra del tonno e del tartufo gelato di Pizzo. Insieme, tonno e tartufo? Insieme, sono le due le cose identitarie di Pizzo, il tonno e il tartufo, quindi la facciamo il 18 giù alla Marina, dalle 20 in poi. Siete invitati anche a partecipare a quella vostra trasmissione e invitiamo tutti e i turisti. Perché no? Perché no? Tonno e tartufo. Grazie Maurizio, buon lavoro. Aspetto più tardi e vieni a assaggiare anche tu il tartufo. Ci mancherebbe, qua ci facciamo l'assaggio di tutto. Non ti ciao preoccupi. Caro, grazie. Grazie. Ciao, ciao. Carmine, lei fa cestini? Sì, cestini. Nella vita cosa fa? Io, allora, nella vita io faccio il muratore come lavoro. Questo qua è un hobby che porto da tantissimi anni. Ereditato da mio nonno e un vicino di casa. Perché io so che lei da tanti anni è qui, mi pare anche l'anno scorso ci siamo visti. E quindi sono tanti anni che faccio la rassegna della cipolla e anche altre evenienze. Ma poi questi cestini si vendono, no? Ma diciamo che si lavoricchia, dai, si lavoricchia. Allora, l'intenditore è chiaro che lo preferisce, però qualcosina perché si. Perché preferire un cestino ad un contenitore di plastica? Allora, il contenitore, questo qua, c'è un fattore naturale innanzitutto, poi magari uno che ha l'arredamento rustico, tradizionale, ci sta bene. Noi giovani possiamo fare molto per questo territorio e la mia speranza non sono più io, perché ormai... Anziano a 40 anni è un peccato essere anziano. Però... sì, è un peccato, hai ragione. Però i ragazzi sono tutto, io non ce la faccio più perché, come ben sai, io ho famiglia, devo badare a mia madre. Però tu hai dato un bel contributo negli anni, nelle manifestazioni, e sei sempre stato operativo. Dovrebbero essere tutti operativi come te. Sì, questo è pure vero, però io, il mio sia un esempio per tutti, per migliorare e per non commiserarsi, perché... Il calabrese è testa dura, ma ha anche un grande cuore e una grande voglia di combattere. Bravo, grazie Luigi, buon lavoro. Grazie, ciao e buona diretta, buon tutto. Ciao. L'azienda è Viola. Dove? Di Campro San Giovanni. Cosa esponete voi? Allora, noi esponiamo l'olio che produce l'azienda di famiglia. Coltiviamo le nostre olive, le molliamo nel nostro frantoio e quindi produciamo un olio di qualità. Da parecchi anni siete qui, no? Da generazione, sì. Una peculiarità del vostro olio? È un olio, la varietà è la Carolea, un gusto robusto ma aromatico, quindi che piace molto ai nostri consumatori. Una curiosità, al litro, ogni litro di olio adesso qual è il costo? Olio di qualità chiaramente. Allora, in questo momento stiamo facendo un'offerta. Ma l'offerta per il festival o...? Siamo sul mercato in questo momento, anche perché qui in Calabria poi i prezzi bisogna mantenersi, perché sennò 11 euro al litro. Con la cipolla come la mettiamo? Ma la cipolla ancora dobbiamo assaggiarla, dopo arriveremo all'assaggiare pure la cipolla. Grazie. Adesso momentaneamente assaggiamo il miele, mia nipote. L'azienda di dov'è? Vi chiedo scusa. L'azienda è di Aiello Calabro. Sì. Quindi qui vicino. Qua vicino. Che negli anni come va la produzione di miele? Ho letto, ho visto che c'è un po' di difficoltà, no? È vero? È vero, purtroppo è vero, va sempre male, sempre a diminuire, costantemente. Perché abbiamo un sacco di problemi legati alla produzione, legati ai cambiamenti climatici, purtroppo legato agli inquinamenti. Quindi anche sicuramente l'inquinamento nel nostro territorio, anche i cambiamenti climatici. Esatto, è vero. Questo può incidere prima nella produzione, poi anche nel costo, no? Sì, costi, perché le api non riescono a farsi le scorte e se non si fanno le scorte noi dobbiamo intervenire a dare nutrizioni. Quindi aumentano i costi di produzione. Costi perché non abbiamo entrate a livello monetario per quanto riguarda il miele, ma abbiamo uscite per mantenere le api. Purtroppo noi apicoltori siamo innamorati delle api e non riusciamo a perdere una famiglia, per noi è veramente deleterio.
Noi chiaramente ci fermiamo qui come Mappa dei Piaceri, ma qui a Campo da San Giovanni continua ancora a lavorare la cucina, come lo chiamiamo, lo stand della Proloco di Campora San Giovanni. Avete visto tantissima gente, ancora una volta gli amici della Proloco di Campora San Giovanni sono riusciti ad organizzare una bellissima manifestazione, un bellissimo festival, e noi come Mappa dei Piaceri c'eravamo. Grazie. Salve, come va? Non lo so, non sono di qua. Di dove? Di Castellammare. Di Castellammare di Stabia? Di Castellammare. È la prima volta che ci troviamo qua da Mantea. La prima volta che viene da Mantea. A Campora, qui siamo a Campora, sempre a Mantea. Di Mantea. No, le chiedo, la cipolla. Che rapporto, no, con la cipolla in genere, che rapporto ha lei? Lei cucinerà a casa, no? Diciamo, poi la cipolla di Tropea è più sapore di nell'insalata. Ah, certo, dell'insalata normale, no? Uso poco le cipolle comunque. Sì? E, sono e da, come mai? E sono da sola, alle volte mi scoccio anche di cucinare. Però me le là di Tropea li compro. Ma quindi lei prenderà qualcosa qui, no? Ma sì, ma adesso facciamo prima un giro e poi la ricompriamo. Non si perde perché c'è tantissima gente. No, non si preoccupi, ho visto dove vende, dove fanno il mangiare. Va bene. Ok, la ringrazio. Grazie. Ci troviamo qua, li prendiamo. C'è, una volta che è venuto qui, è giusto. Okay. Grazie. Continuano gli appuntamenti della Proloco Campora San Giovanni. Lunedì 19 agosto, la cucina contadina, le ricette dimenticate. E martedì 20 agosto, Sagra del Tonno. Città di Amantea, Campora San Giovanni, Piazza San Francesco. Proloco, Campora San Giovanni. Sono Marcello Francioso della Francioso Comunicazione. La nostra azienda è proprietaria di un circuito di totem pubblicitari in tutta la regione Calabria. 65 grandi totem che offrono la possibilità di far vedere la tua azienda, i tuoi prodotti a circa 250.000 persone ogni fine settimana. Basta un solo click. Francioso Comunicazione è il partner strategico per la tua crescita aziendale.